Ciao a tutti, ben arrivati. Ben arrivati, buonasera a tutti. Come state? Ben arrivati. Ciao Paola. Purtroppo sono arrivata adesso, guarda. Sono arrivata cambiata e connessa. Bene, grazie. Tu come stai? Come sta andando la tua settimana? Arrivata la primavera, per fortuna. Avete fatto i 108 saluti al sole domenica? Se li avete fatti, tutto il mio supporto e la mia condivisione e i miei complimentissimissimi sentiti. Se ne avete fatti 18, gli altrettanti complimenti meritatissimi. Mi vedete bene? Io forse dovrei accendere la luce. Adesso mi vedrete sicuramente meglio. Ok. Allora, non vedete il mio materassino. Brava, ci siamo capite. Un po' meno di 108, l'importante è averli fatti, Steph, non importa quanti. E forse riuscite a vedere un po' meglio. Vorrei che vediate tutti bene il mio materassino. Un po' 120 saluti al sole, addirittura hai esagerato. No, 120 non ci credo, li voglio vedere. Ciao Annalisa, grazie. Mi raccomando, seguiteci tutti, anche i miei colleghi. Vi aspettiamo per allenarvi sempre. E davvero potete allenarvi in tutti i modi, a tutti i livelli. Quindi non prendete scuse. Per continuare ad allenarvi. Ciao Cinzia, benvenuta, ben arrivata. Allora, direi che possiamo iniziare. Siamo pronti. Direi che oggi possiamo iniziare in piedi sul materassino, poi noi saliamo, scendiamo, lo sapete, fluiamo sempre. Vi invito a concentrarvi come sempre sulla respirazione col naso. E se arriva un momento, se durante la pratica vi rendete conto che non riuscite a mantenere la respirazione col naso e che quindi avete bisogno di respirare con la bocca, ovviamente fatelo, è assolutamente controproducente forzare continuamente la respirazione col naso se arriva un momento in cui ci rendiamo conto che non stiamo respirando bene. Quindi è un consiglio che si dà durante una pratica di cercare di mantenere la respirazione col naso, una forma di allenamento, ma deve essere sempre qualcosa che porta un certo benessere. Quindi nel momento in cui ciò non succede, è bene trovare un'alternativa. Ok, partiamo. Salite in piedi sul materassino e lentamente i piedi non sono uniti, sono sempre in linea con le gambe. Iniziate un attimo a chiudere gli occhi, a unire i palmi e a concentrarvi un momento appunto sul respiro, sulla pratica. Potete decidere di chiudere gli occhi o mantenerli aperti come preferite. Iniziate a respirare col naso, concentratevi
sull'inspirazione e sull'espirazione. Concentratevi solo sull'atto di respirare in questo momento. Cercate di liberare un po' la mente dai pensieri della giornata, di quello che vi è successo, di quello che avete fatto, di quello che ancora dovete fare per concludere la vostra giornata. Cercate di concentrarvi un momento sull'ora. Adesso, e aiutatevi osservando il respiro, osservando la vostra respirazione, i movimenti, i micromovimenti del vostro corpo in questo momento. E rimanete qui per qualche secondo, mantenendo le spalle aperte, la retroversione del bacino leggermente attiva, quindi spingendo leggermente l'ombelico contro la colonna, raddrizzando un pochino la colonna. Le gambe sono morbide, le piegate leggermente le ginocchia e vi concentrate sul respiro soltanto. Prendiamoci qualche minuto per concentrarci solo ed esclusivamente sul respiro e niente di più. Non cercate di forzarlo, non cercate di controllarlo, limitatevi ad osservare il vostro respiro. Osservatelo lentamente, non abbiate fretta. Potete mantenere gli occhi chiusi oppure decidere di aprirli, come preferite. Distendete le braccia in avanti, il mento arriva allo sterno, allungate così il collo. E poi con l'inspirazione lentamente aprite le braccia e allungate verso l'alto. Aprite bene le spalle e le braccia e con l'espirazione ritornate con le mani, unite il mento allo sterno. Inspiro, mi allungo. Espiro, ritorno. E ancora, inspiro, mi allungo, espiro, ritorno. E continuate sempre seguendo il ritmo del vostro respiro, sempre senza forzare la respirazione, a fare questo movimento. Con calma, iniziate a risvegliare la parte alta del vostro corpo in questo modo, inspirandovi, allungate, allungate la colonna, aprite bene le spalle e poi ritornate. Se avete aperto gli occhi, provate a chiuderli, a percepire le differenze, ad ascoltare il vostro corpo. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per fare questi movimenti che vi preparano per poi aumentare un po' l'intensità e l'allungamento del muscolo. Testa della pratica. E adesso ci fermiamo tutti con i palmi uniti, il mento allo sterno e conto io per l'inspirazione e conto 5, 4, 3, 2, 1. Apro il più possibile, faccio scivolare le mani dietro di me e espirando ritorno 5, 4, 3, 2, 1, mi ritrovo con i palmi uniti e il mento allo sterno. E ancora, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apro il più possibile e ritorno. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mento allo sterno. L'ultimo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, espiro, 7, 6, 5, 4, 1. Palmi uniti, ritornano allo sterno, piego i gomiti e drizzo la testa. Braccia lungo i fianchi, sciolgo un pochino le spalle,
Sposto magari il peso su un piede, sull'altro, in modo alternato. Inverto il senso di rotazione delle spalle. Le spalle si dovrebbero essere un po' scaldate, le braccia. E adesso lentamente salgo sulle punte dei piedi e poi sui talloni in modo alternato. Cerco di tenere un paio di secondi e poi sposto il peso. Tengo un paio di secondi e poi ritorno sui talloni. Tengo e risalgo. Provate a sbilanciarvi, provate a far fatica a ritrovare l'equilibrio. E ritorno. Ancora uno. E poi mi preparo ad andare sul fronte del materassino. Facciamo un paio di saluti al sole insieme. Il primo lo facciamo lentamente, poi aumentiamo un pochino l'intensità. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto, palmi uniti, sguardo alle mani. Espiro, piego le ginocchia, mani al materassino. Inspiro, allungo la colonna. Espiro, faccio un salto o un passo indietro. Panca alta, chaturanga. Inspiro, il cane a faccia in su. Espiro, il cane a faccia in giù. È il primo cane a faccia in giù, quindi rimaniamo qua per qualche respiro. Ci allunghiamo. Spingete bene indietro le spalle. Se avete bisogno, piegate un pochino le ginocchia. Se i talloni non toccano, non è assolutamente un problema. L'importante è spingere bene indietro le spalle. E poi lentamente salgo sulle punte dei piedi, sollevo i talloni il più possibile. Spingo verso l'alto, quindi spingo con le mani il materassino e cammino verso le mie mani. Cammino, cammino, se mi serve piego le ginocchia e poi quando raggiungo le mie mani, piego naso alle ginocchia, inspiro, piego le ginocchia, mi allungo verso l'alto e espiro, braccia lungo i fianchi. Ci prepariamo a farne un altro. Aumentiamo leggermente la velocità, inspiro, mi allungo, espiro, mani al materassino, inspiro, distendo la schiena, espiro, faccio un passo, un salto indietro nella panca alta, chaturanga, inspiro, il cane faccia in su, espiro, il cane faccia in giù, allungo bene le gambe, un paio di respiri e qui faccio un passo questa volta o un salto e porto i piedi tra le mani. Espiro, naso alle ginocchia, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, braccia lungo i fianchi e ancora, inspiro, mi allungo, espiro, mani al materassino. Inspiro in avanti, distendo la colonna, espiro, faccio un salto indietro, chaturanga, inspiro, il cane a faccia in su, espiro, il cane a faccia in giù. Bene, rimanete nel cane a faccia in giù per qualche respiro, allungatevi bene. Ciao Leti, continuate a spingere le spalle indietro mentre siete nel cane a faccia in giù. Non importa se i talloni non toccano, non importa se piegate le ginocchia, però dovete spingere bene indietro le spalle. E poi da qua inspiro, salgo sulle punte, piego lentamente le ginocchia fino ad appoggiarle al materassino. Distendo i piedi, appoggio il collo del piede e mi porto in quadrupedia. Da qui le ginocchia sono in linea con le anche, i polsi con le spalle. Via, inspiro, sguardo verso l'alto, in arco, spingo l'ombelico verso il materassino. Espiro, il mento allo sterno, questa volta con le mani, spingo contro il materassino, creo una curva. Ancora, inspiro. Anche qui seguite il ritmo del vostro respiro, non abbiate fretta. State allungando e massaggiando la colonna, quindi
prendetevi tutto il tempo per fare questo esercizio al meglio. Ancora uno. E poi ci fermiamo in posizione neutrale. E da qui allunghiamo prima la gamba destra indietro. Il piede destro è puntato, non è a martello, ma è in allungo. Squadra materassino, fermo al centro tra le mani e poi mi preparo, allungo l'avambraccio sinistro e tengo. 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente gomito al ginocchio. 5, 4, controllate il movimento. 3, 2, 1, allungo e tengo, 5, 4, 3, 2, 1, la mano sinistra ritorna, la gamba destra si piega, quindi piede destro punta verso l'alto e spinge verso l'alto, il più possibile. In questo momento volete spingere verso l'alto, non in lungo ma in alto, ok? Provate ad allungare verso l'alto. Provate a girarvi verso destra e volete vedere il vostro piede destro alzato. E poi ritornate con lo sguardo tra le mani e con il ginocchio destro al materassino. E da qua andiamo dall'altro lato, quindi ci prepariamo, allunghiamo la gamba sinistra, poi il piede sinistro puntato e poi allunghiamo il braccio destro. Si tiene. 5, 4, 3, 2, 1. Gomito al ginocchio. 5 e allungo. 4, 3, 2, 1. Allungo e tengo. 5, 3, 2, 1, ritorna solo la mano destra al materassino, piego il ginocchio sinistro, il piede sinistro rimane puntato verso l'alto, spingo verso l'alto, vi renderete conto che magari da un lato risulta più semplice che dall'altro, può darsi, è abbastanza normale e comune, mentre continuate a spingere verso l'alto, giratevi, guardate il vostro piede sinistro e poi ritornate con il ginocchio sinistro al materassino. Scaldiamo un pochino i polsi adesso. Scivolate col peso verso sinistra, verso destra, in avanti e indietro. Girate le mani, quindi appoggiate prima il dorso della mano destra e provate a spingervi un pochino in avanti, indietro, a destra, a sinistra. Fate la stessa cosa con un'altra mano, dorso della mano a terra. Avanti, indietro, sinistra, destra. Adesso le dita erano rivolte ancora verso il fronte del materassino, adesso le girate verso di voi. Provate a girare entrambi i dorsi delle mani e appoggiate al materassino. Può darsi che in questa posizione già sentiate un forte allungamento, quindi fermatevi. Può darsi che invece non sia così forte, allora scivolate indietro col peso del vostro corpo. E qui sì che sentirete un forte allungamento. Ritornate. Ritornate anche con i palmi delle mani appoggiate a terra. Sedetevi un momento sui talloni, unite le mani e muovete i polsi. Non siamo mai abituati a fare questo movimento. Tendiamo sempre a chiudere, a prendere, non mai ad aprire. Quindi ogni tanto magari aprite un po'.
siamo pronti. Ritorniamo in quadrupedia. E da qui facciamo un paio di torsioni. Quindi inspiro, lungo il braccio destro verso l'alto, sguardo la mano destra. Espirando faccio scivolare la mano destra sotto la sinistra. Piego il gomito sinistro, appoggio l'orecchio destro a terra. Se voglio allungo anche il braccio sinistro. Sento la spalla che si allunga. E poi ripiego il gomito sinistro, mi raddrizzo, ritorno col braccio destro prima allungato verso l'alto e poi ritorno al materassino. Dall'altro lato, inspiro, sguardo la mano sinistra, espiro, scivolo, orecchio sinistro al materassino. Allungo il braccio destro e poi ritorno su, allungo, espiro, ritorno, ancora una volta dall'altro lato, inspiro, allungo, apro, espiro, piego, scendo, un respiro e poi ritorno su, inspiro, apro, espiro, scendo dall'altro lato, inspiro. Espiro. Inspiro, apro, espiro, scendo. Mi fermo qua, punto le ginocchia e le sollevo a pochi centimetri da terra, davvero pochi. Quindi apro bene le mani, le appoggio al materassino, punto bene i piedi, inspiro, su. Teniamo, attiviamo così l'addome. Aprite bene le spalle, sguardo al materassino tra le mani. Tenete, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Su, spingete verso l'alto. Allungatevi nel canepaccia in giù. Spingete bene dietro le spalle. Allungate se volete, piegate un ginocchio e poi l'altro in modo alternato per aumentare l'allungamento delle gambe, delle catene posteriori. Ok, inizio la prossima ispirazione, gamba destra verso l'alto, si allunga il più possibile, espiro, ginocchio destro, il gomito destro e tengo. 3, 2, 1, inspiro, allungo. Espiro il gomito sinistro, tengo, 3, 2, 1, inspiro allungo, espiro, scendo nel triangolo rotto, vuol dire che il piede destro va oltre la mano sinistra, qui, entrambe le gambe sono distese, inspiro, allungo, apro il braccio sinistro verso l'alto, espiro, la mano sinistra ritorna, inspiro, sulla gamba destra. Espiro, piego il ginocchio destro, apro bene il fianco, apro il più possibile, lo sguardo è sempre al materassino. Inspiro, allungo, espiro, naso al ginocchio, tengo, 3, 2, 1. Inspiro, su, spingete verso l'alto, espiro, piede tra le mani. Se il piede non è arrivato subito tra le mani, potete sempre accompagnarvi. Quando siete in questa posizione, vi fermate un momento, i due piedi non sono sulla stessa linea, quindi dovete creare un po' di spazio per avere più stabilità e appoggiatevi pure sul quadricipite destro in questo momento. Dategli un po' il peso del vostro corpo, se riuscite appoggiate le mani, altrimenti col polpastrelli va benissimo. E da qui poi mi preparo a piegare il ginocchio sinistro, allungo la gamba sinistra, sguardo in avanti, apro le spalle, inspiro, espiro, allungo la gamba destra che si distende, salgo sul tallone, naso al ginocchio, sento l'allungamento, inspiro, apro, espiro, ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro.
La prossima ispirazione mi fermo col piede destro a terra, appoggio bene la mano sinistra al materassino che è in linea col piede, punto il piede destro, alzo la gamba, scusate, punto il piede sinistro, alzo la gamba sinistra, inspirando allungo il braccio destro verso l'alto, sguardo alla mano destra. Tengo, 3, 2, 1, espiro la mano destra, ritorna all'esterno, inspiro, allungo il braccio sinistro, tengo, 3, 2, 1, espiro, ritorno. E da qui adesso ritorno con il ginocchio sinistro piegato e mi raddrizzo. Come vedete, il ginocchio sinistro non è in linea. Quindi è allungato, è più indietro, non è questo. È questo. Quindi solo il ginocchio destro è in linea col tallone sinistro in questo momento. Vogliamo sentire l'allungamento della gamba sinistra. Adesso magari non lo sentiamo ancora, ma l'esercizio che faremo si sentirà. I palmi in questo momento sono uniti. Inspirando, allungo le braccia, mani. Non sono unite, espiro, piego i gomiti indietro, apro bene le braccia, aumento la curva nella zona lombare, aumenta l'allungamento della gamba sinistra. Inspiro, salgo, espiro. Ancora, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, tengo le braccia alzate. Punto il piede sinistro e salgo. Raddrizzo la gamba sinistra che è attiva. Palmi uniti. Tenete. Faccio una torsione verso destra. I palmi uniti, i gomiti che spingono nelle direzioni opposte. Tengo. 3, 2. Uno, apro le braccia, sguardo la mano destra e tengo. 3, 2, 1, ritorno con i palmi uniti. Se la gamba sinistra adesso inizia un pochino a tremare, che è normale, potete appoggiare i ginocchi sinistra a terra, però potete anche resistere, ritornare al centro. Teniamo. Se qualcuno ha appoggiato il ginocchio sinistro a terra, adesso ritorna e entriamo tutti nel guerriero numero 2. Palmi rivolti verso terra. Palmi rivolti verso terra, braccia in linea, il piede dietro, il piede sinistro 90 gradi. Teniamo. Inspiro, guerriero rovesciato, all'indietro. Espiro, ritorno. E ancora, inspiro. Espiro. Porto i palmi uniti in questa posizione. Ruoto anche il piede destro, quello frontale, quello di cui il ginocchio è piegato e rimane piegato. Lo piego, lo ruoto leggermente all'interno. Ruoto invece il piede sinistro all'esterno e scendo piano piano, Skandasana. In questa posizione il tallone è sollevato. Se non riuscite a scendere senza salire sulla punta, non importa. Lentamente scendete e risedete. Da questa posizione allungate il braccio sinistro all'esterno del piede sinistro e vi allungate lateralmente. Tenete. Non chiudete, aprite e poi ritornate con i palmi uniti, vi risollevate e da qui destra, sinistra, scivolate in modo alternato. Scendete quanto potete, se vi fermate qua va benissimo, se scendete qua altrettanto, se scendete di più ancora meglio, non importa, l'importante è e questo movimento, se vi risulta difficile spingere a destra e a sinistra all'inizio, ci si appoggia con le mani, ci si aiuta.
da supporto per lo spostamento. Continuate a spostarvi a destra e a sinistra. Potete poi provare a sollevare leggermente le mani, addrizzare la schiena, finché riuscirete ad unire i palmi. E da qui a questo punto ci fermiamo tutti sulla gamba destra e teniamo qui, finché poi facciamo una torsione, appoggiamo le mani al materassino, ruotiamo entrambi i piedi, le gambe sono distese, accorciamo le distanze tra i piedi che questa volta sono sulla stessa linea. Ci prepariamo a entrare nella piramide, quindi i piedi sono sulla stessa linea, il piede dietro è leggermente girato verso l'esterno per darci un po' più di stabilità. Da questa posizione che vogliamo allungare, l'obiettivo è scendere in avanti, quindi piegate i gomiti. E da qui provate a liberare prima una mano e poi l'altra. Unite i palmi. Teniamo 5, 4, 3, 2, 1, liberate le mani, fate ritornare al materassino, salite sulla punta del piede sinistro e lentamente fate un passo in avanti col piede sinistro per raggiungere il destro. Fermatevi qua se avete bisogno di piegare un po' le ginocchia, piegatele, rivolgete lo sguardo alle ginocchia . Tenete la posizione, abbracciate i gomiti e liberate la testa, sciogliete e lentamente srotolate una vertebra alla volta verso l'alto, liberate pure le braccia, e salite, raddrizzatevi. Alla prossima inspirazione allungate le braccia verso l'alto, espiro, mani al materassino, inspiro in avanti, espiro, faccio un salto indietro, chaturanga, inspiro, il cane faccia in su. Espiro, il cane faccia in giù. Ok, allungatevi bene qui, rimaniamo per un paio di respiri. Se volete piegate le ginocchia in modo alternato, se vi fa piacere. Se volete aumentare leggermente l'allungamento, l'intensità, sollevate le dita dei piedi e continuate a spingere bene indietro le spalle. Poi vi preparate, inspirando, allungate la gamba sinistra verso l'alto, su il più possibile, allungate, espiro, ginocchio sinistro al gomito sinistro, tengo, 3, 2, 1, inspiro, allungo, espiro, 3, 2, 1, inspiro, su, espiro, naso al ginocchio, tengo, 3, 2, 1, inspiro, mi preparo a entrare nel triangolo rotto, quindi piede sinistro oltre la mano destra, entrambe le gambe distese, inspiro, allungo il braccio destro verso l'alto, sguardo la mano destra, espiro, ritorno, inspiro, allungo, piego il ginocchio sinistro, apro il più possibile il fianco sinistro, sguardo sempre al materassino, inspiro, riallungo la gamba sinistra, espiro, lentamente salgo sulla punta del piede destro e il piede sinistro tra le mani. Anche qui i piedi non sono sulla stessa linea, creo un pochino di spazio, mi appoggio sulla gamba sinistra questa volta. Le mani sono al materassino, il peso è esclusivamente sulle gambe.
ed espirando, ginocchio destro a terra. Inspiro, apro bene le spalle, in avanti. Espiro, allungo la gamba sinistra, il tallone rimane a terra, il piede si solleva. Inspiro. Espiro. Inspiro. Se vi fa piacere, le mani possono seguire il movimento e quindi scendere indietro, venire indietro. Inspirando vi aprite e espirando allungate. E poi alla prossima ispirazione mi fermo al centro, punto il piede destro, sollevo il ginocchio destro, mano destra al materassino, inspirando allungo il braccio sinistro verso l'alto, tengo. Espiro, la mano sinistra ritorna. Inspiro, sollevo il braccio destro. Espiro, ritorno. E da qua piego di nuovo il ginocchio. E anche qui non deve essere in linea, bensì la gamba destra deve rimanere allungata. Unisco i palmi. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto. Espiro. Gomiti indietro, apro bene, sento l'allungamento. Inspiro su, espiro indietro. Ancora su, allungo, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro indietro. Alla prossima ispirazione mi allungo. Unisco i palmi e tengo le braccia alzate, punto il piede destro, alzo il ginocchio destro, mi raddrizzo. Unisco i palmi allo sterno, faccio una torsione verso sinistra. Trovo la posizione, palmi uniti, i gomiti spingono nelle direzioni opposte, la gamba destra è allungata, forte, attiva. E poi lentamente apro le braccia, mano sinistra verso l'alto, sguardo verso l'alto. Tengo. E poi lentamente ritorno con i palmi uniti al centro. Tengo e mi raddrizzo. Mi raddrizzo, tengo la posizione, poi ruoto il piede destro. Entro nel guerriero numero 2. E da qui ancora, inspiro, guerriero rovesciato, all'indietro, espiro, ritorno. Ancora, inspiro, espiro, ritorno. Come prima ruoto il piede sinistro leggermente all'interno, ruoto il piede destro invece verso l'alto. Scendo in Skandasana, se non riesco a scendere e finisco sulla punta del piede sinistro, non importa, devo appoggiarmi al materassino, allungarmi verso destra, apro. Qui il ginocchio tende a chiudere, è normale. Senza usare le mani, spingo verso l'esterno. E poi, inspirando, unisco i palmi, risalgo. Non importa se non sono così basso, posso essere anche qui. Va benissimo, mi muovo a destra e a sinistra, mi aiuto con le mani, va altrettanto bene, ok? Continuate a muovervi a destra e a sinistra. Quando inspiro salgo, quando espiro scendo, inspiro, espiro. Ancora due. Ci fermiamo tutti sul lato sinistro, teniamo a sinistra e poi facciamo una torsione, mani al materassino, ruoto entrambi i piedi, accorcio le distanze, i piedi sono sulla stessa linea.
Mi preparo a entrare nella piramide da questo lato. Il piede destro, che è dietro, è leggermente rivolto verso l'esterno. La distanza tra i piedi la decidete voi, in base a quanto siete alti, è importante, quindi questo è abbastanza personale, e in base a quanto riuscite a chiudere, quindi quanto l'allungamento aumenta. Lentamente vi sporgete in avanti. E poi sollevate prima un braccio e poi l'altro. Unite i palmi. Teniamo 5. Lentamente liberate prima le braccia, le portate al materassino, scaricate la gamba salendo sulla punta del piede destro e ritornando indietro anche col sinistro nel cane a faccia in giù. Spingete bene dietro le spalle. E poi inspiro, piego le ginocchia, sguardo tra le mani, espiro, piedi tra le mani, naso alle ginocchia, inspiro, mi allungo, espiro, mani a materassino, mani lungo i fianchi, scusatemi, inspiro, mi allungo, espiro, mani a materassino, inspiro in avanti, espiro, chaturanga, tengo, 3, 2, 1, inspiro. Espiro, non mi avevo avvisato. Da qui proviamo a ritornare nel cane a faccia in su. Ok? E poi nel cane a faccia in giù. Spingete bene le spalle indietro. E poi lentamente riportate le ginocchia al materassino. Ci sediamo un momento sui talloni, ci prepariamo a fare la posizione, l'abbiamo già fatta, del cammello. La posizione del cammello può essere piuttosto intensa per la zona lombare, però ci sono come sempre molte vie di mezzo. La posizione del cammello, innanzitutto siamo appoggiati sulle ginocchia, le gambe, i piedi sono allungati. Inizialmente però puntiamo i piedi e quindi l'obiettivo all'inizio è quello di toccare i talloni. Iniziamo facendo una torsione prima a destra, poi a sinistra, in modo da direzionare le mani verso i talloni. Questo per qualcuno che conosce già la posizione è un esercizio molto semplice, però ti consiglio di farlo per risvegliare l'attenzione sulla vostra zona lombare. La cosa importante in questo esercizio è non andare indietro con le gambe, quindi i glutei sono attivi, i quadricipiti spingono in avanti e è qui con la zona lombare che scendo. Ci fermiamo al centro, rimaniamo sulle punte. Posizioniamo le mani sulla zona lombare. Qualcuno preferisce indirizzare le dita all'esterno, qualcuno verso il basso. È del tutto personale, quindi decidete voi. Da questa posizione dobbiamo spingere in avanti con i quadricipiti, attivare i glutei il più possibile. Inspiro, mi allungo indietro. E quando penso di aver raggiunto il mio massimo, è a quel punto che lascio scivolare prima una mano e poi l'altra, fino a raggiungere i talloni. Quando ho raggiunto i talloni, lo sguardo è rivolto verso il soffitto, quindi non collassate indietro perché schiacciate la cervicale. Sguardo verso l'alto. Aprite bene le spalle per ritornare
prima una mano sulla zona lombare, poi l'altra e poi ritorniamo. Ok, se questo allungamento è stato già molto intenso, allora lo rifate. Se invece avete raggiunto facilmente i talloni, lasciate scivolare il collo del piede sul materassino. Entrate nella posizione allo stesso modo, quindi posizionando le mani a protezione sulla zona lombare. Inspiro, stringo i glutei, spingo i quadricipiti in avanti e poi espirando vado a toccare i talloni e continuo a spingere in avanti, continuo ad attivare i glutei e lo sguardo è al soffitto. Quindi sia che abbiate i talloni, scusate, i piedi distesi, sia che abbiate puntato le dita dei piedi, l'esercizio è lo stesso, sia per entrare che per uscire. Okay. Potete fermarvi, quindi sedervi sui talloni, le ginocchia sono unite, abbracciate le ginocchia con le mani, espiro, aumenta lo sterno, incurvo la schiena, inspiro, apro bene le spalle, espiro, inspiro. Fate questo movimento, ripetete questo movimento un paio di volte. Poi fermate in posizione neutrale per portarci seduti sul materassino, ci spingiamo leggermente in avanti, incrociamo le gambe dietro di noi e ci sediamo per poi allungare le gambe in avanti. Massaggiate un pochino le gambe, la schiena è dritta e poi inspiro, allungo le braccia verso l'alto, espiro, scendo in avanti. Quello che voglio fare, anche se ho le braccia distese, è quello di scendere con la schiena dritta, quindi è lo sterno che guida la discesa, no? Non le braccia e quindi chiudendo le spalle, no, è sempre lo sterno, ok? Poi è ovvio che le braccia si passano un po' e quindi creano una curva, però la schiena per lo più deve rimanere dritta. Quando afferro le caviglie o l'esterno dei piedi, inizio a piegare i gomiti. E poi inspirando, raddrizzo la schiena, piego leggermente le ginocchia, scivolo sul materassino, allungo la colonna, distendo bene le braccia, i piedi sono appoggiati al materassino e rimangono appoggiati per tutta la discesa. Attivo la retroversione del bacino qui per controllare la discesa, lentamente, una vertebra alla volta. E quando poi ho allungato completamente la colonna sul materassino, allungo le gambe verso l'alto, punto i piedi e provo da qui a salire nella verticale sulle spalle, quindi a sollevare completamente le gambe, la zona lombare e la colonna. Quindi posso farlo così, puntando con i gomiti e spingendo verso l'alto, oppure ritorno, oppure mi aiuto con le mani. Quindi per aiutarmi con le mani devo allungarsi le gambe, spingere i piedi un po' oltre la testa e quindi creare un po' di spazio e poi con le mani mi aiuto a salire. Più avvicinate i gomiti e più riuscirete a raddrizzare
la vostra schiena. Puntate bene i piedi e poi quando avete pensate comunque di aver raggiunto il vostro limite, provate a liberare una mano alla volta. Stringete i glutei e tenete. E poi provate a incrociare le dita delle mani e continuate a spingere verso l'alto. Tenete, chi ha incrociato le dita libera, piegate le ginocchia, avvicinate le ginocchia alla testa, anzi oltre la vostra testa, e poi allungate le gambe indietro. Può darsi che i piedi non si appoggino subito a terra, non importa. Se vi dà un po' fastidio questa posizione dove non riuscite con i piedi a toccare terra, appoggiate sempre le mani a supporto sulla zona lombare, altrimenti fate scivolare i piedi. Se avete i piedi appoggiati a terra, incrociate le dita delle mani e poi provate a piegare alternato prima un ginocchio e poi l'altro. Poi lentamente liberate le mani e controllate la discesa, una vertebra alla volta. Aiutatevi sempre con le mani, piegate pure le ginocchia e vi fermate con le ginocchia al petto. Abbracciate le ginocchia, abbracciate i gomiti, ondeggiate un po' a destra e un po' a sinistra. Massaggiate bene la colonna. Liberate una gamba sola, per esempio adesso libero la destra. Incrocio con la sinistra, come se mi dovessi sedere a gambe incrociate. Quindi il piede sinistro va verso destra e il piede destro va verso sinistra, ok? Cerco di incrociarle il più possibile. E poi cerco di afferrare l'esterno delle caviglie con le mie mani. Se sono riuscito a afferrare l'esterno, allora provo a piegare i gomiti. Mentre piego i gomiti, sento l'allungamento che aumenta. In questo momento, se siete in questa posizione, quindi con le ginocchia che puntano verso l'alto, verso il soffitto, non sentirete tirare. Dovete portare le ginocchia verso il petto e in quel caso allora sentirete una differenza. Provate a fare questo movimento avanti e indietro e vi renderete conto che l'allungamento è diverso. E poi lentamente liberate e incrociate dall'altro lato. Afferrate l'esterno delle caviglie, dei piedi e poi piegate i gomiti, avvicinate le gambe. Lentamente. E liberate. Piedi, riportate le ginocchia piegate, questa volta le braccia sono distese, ondeggiate un po' a destra e un po' a sinistra, tenendo le spalle appoggiate al materassino. Poi vi fermate al centro, unite le piante dei piedi nella farfalla, afferrate l'esterno delle caviglie
e spingete con le ginocchia nella direzione opposta e piegando i gomiti avvicinate a voi i piedi. Respirate. E poi liberate, tenete i piedi uniti alla farfalla e li fate lentamente scendere sul materassino. State nella posizione della farfalla. In questo momento si sarà creata una leggera curva nella zona lombare. Spingete l'ombelico verso il materassino, automaticamente le ginocchia si sollevano leggermente, è normale. Iniziate a chiudere gli occhi e a prepararvi a entrare nella vostra ultima posizione di riposo, Shavasana. Respirate sempre col naso e quando ve la sentite distendete le gambe, allungatele sul materassino, tenete gli occhi chiusi e concentratevi sul respiro. Concentratevi sul vostro corpo, osservatelo. E lentamente, tenendo sempre gli occhi chiusi con lo sguardo, cercate di sentire il calore che avete generato, l'energia che avete liberato. Cercate di ricordarvi quando siete salite sul materassino oggi. Avete chiuso gli occhi, unito i palmi e vi siete per la prima volta fermati e fermate ad osservare il respiro. Pensate a come vi sentivate quando avete iniziato, pensate a come vi sentite adesso. Continuate a osservare l'aria che entra attraverso le narici, il movimento del diaframma, della cassa toracica, che si allunga, si alza e si abbassa. Prendetevi ancora qualche secondo per osservare ogni parte del vostro corpo, partendo dai piedi. E salite, iniziate a muovere le dita dei piedi, le caviglie. Concentratevi sulle sensazioni. E poi salite lungo tutto il, con lo sguardo, lungo tutte le gambe. Raggiungete il bacino, le anche, un po' più aperte, un po' più distese, la colonna un po' più allungata, le spalle un po' più aperte, muovete le dita delle mani, i polsi, allungate il braccio destro oltre la testa, scivolate lentamente sul fianco destro e con la mano sinistra vi aiutate a portarvi in una posizione seduta, tenete gli occhi chiusi ancora qualche istante mentre unite i palmi. Prendetevi il tempo per ringraziare un'ultima volta il vostro corpo, il tempo che vi siete dedicati, che gli avete dedicato, e io ringrazio voi per aver condiviso la vostra pratica. Namaste, grazie. Grazie a tutti voi che siete stati qui adesso. Abbiamo praticato insieme. Ops. Grazie a chi lo farà dopo. Io vi mando un forte abbraccio. Vi auguro una buona serata. Un buon proseguimento di settimana. Domani si ricomincia alle 8:30.
anzi con un'altra lezione di yoga con Daniele e poi insomma vi potete allenare davvero tutto il giorno, tutti i giorni e cercate di continuare a farlo e speriamo davvero di rivederci presto, di riallenarci presto insieme. Grazie davvero di cuore e ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti, ciao!